Allora, che trucco fai oggi? Siccome devo andare in piscina dopo alle 5, prima della cena, metto solo un po' di fondotinta che poi dopo posso togliere 2 secondi. Ma quindi ci sarà una cena? Sarà una super cena, ci saranno panzerotti, quindi Madonna. C'è Rode che praticamente ha detto che oggi non mangerà, cosa che ormai non sarà vera, comunque per prepararsi la serata. Di solito tutti gli anni quando viene la mamma della Cece a New York, facciamo la serata panzerotti e tipo impazziamo perché a noi piacciono tantissimo, solo che ovviamente io non li so fare. Ho sognato che praticamente Claudio si faceva il bagno con una palla della Lush blu elettrica. Non esiste una palla della Lush blu elettrica. E praticamente Oscar, cioè lui riempiva la vasca, ci metteva dentro la palla e Oscar andava a bere e usciva dal bagno gonfissimo, che si vedeva proprio che c'era la pancia che rotolava, cioè per terra, e iniziava a vomitare sangue. E io ero a casa da sola, tipo, quindi non c'era più Claudia all'improvviso, e ero disperata e dovevo andare dal dottore, non sapevo come fare perché non abbiamo la macchina, e c'era Oscar che stava malissimo, e quindi mi sono svegliata che era tipo ero angosciata. Ok, sempre nel mio casino non trovo mai niente, più che altro perché muovo le cose. Io devo mettere a posto il fatto che ogni volta. Com'è che fai a trovare le cose? Cioè io guardo qui e dico, boh. C'è un po' di tutto, L'ho c'è trovato. una colla qui, una colla per legno. Qua ci sono tipo 1000 matite che non si vedono, cioè boh, io non saprei cosa fare, sembra No, tu un'esplosione. devi capire che io una volta ogni 2 settimane metto a posto. Ah, ok. Poi però nelle 2 settimane successive torno a. Perché tiro fuori le cose per i tutorial, tiro fuori le cose per il blog, quindi devo fare foto e trovare prodotti. Cos'è che Se. sono quelle due robe là? Sono le tazze? Quei gatti? Quelle? Oddio, Sì, era la custodia delle tazze che ho comprato nuove, che adesso è è diventato un portatrucchi. finissima. Ah, ecco. Quindi oggi, a parte quindi piscina, panzerotti, cosa si fa d'altro? Andiamo a vedere l'albero al Rockefeller Center, che l'hanno illuminato l'altro ieri, non l'abbiamo ancora visto. Che è un po' uno dei miei incubi, se È uno degli te lo incubi di posso Claudio. confessare, perché è un po' la cosa tipica di Natale qua a New York, che odio Capito, però vicino. noi non abbiamo mai fatto Natale a New York, è il primo anno che restiamo a New York, facciamo un po' il newyorkese, godiamocelo un Va attimo. bene, dai. Ci sto. Sono 7 anni che Però per viviamo a New questo York. mi dovrei lasciare almeno un altro panzerotto e mezzo stasera, lo sai. Certo, ha già detto che farà tipo un quintale perché gli ho già detto che tu sei morto di fame. Ok, pure c'ho pure il portapennelli sporchi, tu che dici che non sono ordinata. Tengo le ciglia, Cosa vuol dire sporchi? quelli che ho usato. Ah, ok, quindi pente quello lì sono solo per pennelli usati. Queste sono pennelli puliti, queste sono pennelli sporchi. Ah, figata. Ecco l'aggeggio di tortura. Che se lo faccio anche a te, di verità. Sì, una volta me l'hai fatto, Sì, però una due volta. Anche volte. tre. Ma perché tu sei fissata che dici che ho le ciglia dritte? È vero. Sì, è vero, però basta. Andiamo che ci laviamo i denti e poi dopo possiamo uscire. Ok. Anzi, metto le calze perché sono desnuda. Oppure, guardate, c'è anche il mio porta, la mia nuova invenzione, il porta sapone con la conchiglia, presa al mare quest'estate. È figo. Oscar, cosa diciamo? Eccoci qua. Ehi! Andiamo a fare colazione? Sono messa il gloss. Piace? Sì. Buono. Sta bene così, rosa. Ecco. Però va bene, ci piace lo stesso. No, vabbè, però è semitrasparente, quindi capisco. Già che andiamo a far colazione. Andiamo in un caffè di una francese, che è vicino, non troppo lontano da casa nostra. Beh, dici un po' dov'è che in che zona siamo qua? Siamo in zona Bedford-Stuyvesant, che è appunto una zona che è in via di sviluppo, diciamo, anzi non ci sono ancora tante cose purtroppo vicino. Bisogna sempre prendere la metro, andare un po' più lontano per trovare dei posti buoni, però vicino a casa abbiamo qualche pizzeria, qualche baretto carino dove andiamo a fare colazione, a mangiare qualcosa ogni tanto. Quindi questo è il tipico paesaggio a Brooklyn. Dove le ragazze quando vedono magari qualche mia foto mi dicono: ah, che bello, sei vicino alla casa di Carrie. No, perché praticamente sia a Chelsea, che è a Manhattan, che è una zona fighissima e super cara, sia qui a Brooklyn ci sono lo stesso tipo di, cioè, lo stesso tipo di case, la townhouse. Queste case con i mattoni marroni, le scalinate. Però diciamo che è completamente diversa la zona. Passo colazione e poi andiamo a vedere finalmente l'albero di Natale, perché non vorrei dirlo, però avrebbe fatto più brutto se avessi detto che non sono mai stata a vedere il MoMA, però quello sono stata a vedere un sacco di volte. No, però in 7 anni non abbiamo mai visto l'albero di Rockefeller Center, perché
verso il 20 di dicembre partivamo sempre per l'Italia e tornavamo quando l'avevano già tolto. E giorni prima di dicembre, quando quei 10 giorni che c'eravamo, non siamo mai andati a vederlo. Stai bene? Grazie. Amore. Ho bisogno di un bel qualcosa di sostanzioso adesso. Un bel cappuccino cremosino? Sì, ma soprattutto qualche dolcettino. Tu cosa che prendi? Io prendo la tortina. Ok. Pumpkin chocolate chips. Grande, ti aspetto seduto, ok? What is this? Do you like camera? Ciao, allora, vediamo qua. Quindi cos'è che hai preso tu? Io ho preso questo, che è la torta alla zucca e cioccolato. Ah. E tu hai preso invece il croissant alla Nutella, perché sei un ciccione bastardo. Beh, classico io, dai. Anch'io volevo quello, però tra i due male ho preso il male minore. Sì. Com'è allora il cappuccino? Vale la pena? Buono. Lo fanno tipo, essendo lei francese, lo fanno con la schiumetta, buono. Poi io sopra ci metto la cannella. Cavolo. Che è una cosa assurda, perché quando ero in Italia odiavo la cannella, dopo sono a New York amo la cannella. Sì, mi ricordo che tu proprio non potevi neanche sentirla da lontano. Com'è così a poco che hai cambiato il gusto? Beh, ho iniziato a mangiare da quando sono a New York la senape che odiavo, le olive che odiavo, la cannella che odiavo, cioè tutte le cose che odiavo ho iniziato pian piano a mangiarle. Forse peccato anche... che le cose che mi piacevano prima e non ho smesso di mangiarle, tipo i croissant e quelle cose lì, quelle non ho cambiato. La popolazione finita, si va! Sì. Ho paura! Ecco, mitico! Vedi, invece dei piccioni troviamo questi simpatici. Sì, però io ho proprio paura che... Non l'hai visto? Mi è saltato fuori all'improvviso, no? Ne avrò 5-6. Ce la possiamo fare senza morire. Scarpette per acqua. Vedi se mi chiamo Jack Dylan, eh? Wait, Jack! Dimmi fai. Ah, guarda cosa c'è dietro. Cosa c'è? Il mitico, inizia per S, finisce per Egg Cack. Egg Cack. Shake Shack. Quindi qua siamo a zona dei teatri. Yes, Broadway. È che fra parentesi noi dobbiamo ancora andare a vedere Aladdin. Tu sei una patita dei musical, no? No, patita è una parolona, mi piacciono. Però mio marito li odia, cioè non è che li odia, gli piacciono molto poco. Quindi è difficile. Ogni 15 secondi c'è, cioè, scatta il ritornello, scatta la coreografia. E vabbè, si chiamano musical per un motivo, no? Quali sono i musical che vanno di più in questo periodo, lo sai? Beh, c'è sempre il Re Leone che va tantissimo, Wicked va tantissimo, però il numero uno best selling non è Book of Mormon? È Book of Mormon. Grande. Eccoci qua da mitico Carmine's. Assolutamente mai mangiare a Times Square. Mai. Mai. Stiamo passando per la zona preferita di Claudio, il centro di Times Square. Please go to the Ma quindi tu vivi veramente a New York? Sai che all'inizio un sacco di gente diceva che facevi finta? Sì, no, faccio finta ancora. Quindi questo qua è tutto green screen? Ovviamente, io in realtà sono a Belluno. Ammazza, che green screen! Ho fatto una grande sala produzione con tutte quante le luci. Quindi qua sono tutte comparse in realtà? Ammazza! Ogni Sex and the City sono le stesse comparse, ho ritagliato la sagoma di Carrie, ci ho messo la mia. There's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Sta per scattare la coreografia live? Ah, questo è fantastico, c'è l'ICP, quindi ICP, che è International Center of Photography, e praticamente è una delle scuole più rinomate e anche un museo, ed è veramente eccezionale. E qualche volta la Clio all'inizio andava anche a truccare, o sbaglio? Sì, probabilmente fare. Ed è anche dove hai conosciuto Steven. Aspetta che da qua si vede bene. Praticamente l'entrata agli studi, e che poi dopo sono sottoterra, sono in quel specie di cubo di vetro. Vedete che c'è School of International Center of Photography, lì c'è la scuola. Qua davanti c'è, diciamo, più la parte di museo. Quindi qua vicino, stiamo camminando sulla Sesta Avenue. E 42esima. Siamo all'altezza della 42esima. C'è questo bellissimo parco che si chiama Bryant Park, che è super elegante. Sì. E è bello, non è estate e inverno, no? È piccolino. E è davanti alla Public Library, che è gigante.
La Public Library è quella dove ci hanno fatto, ci hanno girato Ghostbusters. There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Muzia! Eccoci qua l'entrata. Se venivamo ieri c'era la neve. Tanti posti dove si mangia, sia dolce che salato. Potremmo prendere una stella per il nostro albero. Come in Italia, i posti che vanno di più sono quelli dove si mangia. Veramente. Bellissima questa fontana. Che figo questo qua fatti con i vinili. Il regalo di compleanno di Natale per Claudio. È fantastico. Sembrano un po' le cannoli. Sono tipo dei mega cannoli. Sì, avranno tipo 8000 calorie, cioè equivalgono a 8 pasti, credo, no? Ma perché tu devi portarmi sempre coi piedi per terra? Mi devi riportare la realtà. In realtà no, erano fatte di aria. E acqua. Aria, acqua, con uno spolverato di amore. Qua invece si entra per andare a pattinare. Ci sono tante piste di pattinaggio a New York durante l'inverno. Tutte piccoline, però ce ne sono veramente tante. Quando ero piccola andavo sempre a pattinare con i miei amici, quando avevo tipo 8-9 anni. E poi una volta un ragazzo più grande di me mi ha buttato per terra, ma mi ha fatto male, cioè proprio un cattiveria, voleva farmi male. E quella volta lì non sono più andata coi pattini. Poi dopo, quando cioè va bene, non ho neanche avuto tante possibilità per andare. Quando siamo venuti qua a New York, volevo provare a tornare sui pattini. Claudio c'era invece la fobia che di cadere e di avere qualcuno che gli taglia il dito o addirittura tutta la mano. No. Che forte, guarda il riflesso sulla palla, è fighissimo. Vediamo la Clio nel momento di sharing su Instagram. Sta sharando. Guardate che sguardo intenso quando share. Siamo in giro da un Rockefeller Center, nel mercatino di Natale, e stiamo registrando una specie di vlog per farvi vedere l'atmosfera natalizia a New York. Avete qualche domanda? Ok, pubblico. Amo? Yes, c'è un naso che però scolazza. Ottima, ci serviva questo dettaglio. Questo qua, quello con la cosa rossa è Jake. Sì, sì, è Jake. Voglio dire, oh, è today. La foto? The picture? Oh, guarda che stanno facendo le domande live su Instagram. Ah. Funziona. Vediamo qualche domanda, dai. Sei trasferita a New York, non ti mancano i tuoi parenti? Sì, mi mancano. E ci siamo trasferiti per inizialmente studiare, poi per lavorare. E però penso che come tutte le cose, cioè grazie anche alla tecnologia, possiamo sentire i nostri parenti un sacco di volte a settimana, e ogni volta che torniamo in Italia passiamo del tempo con loro di qualità. Quindi magari se fossimo in Italia li vedremmo di più, però magari non sarebbe bello come vederli un po' meno, però con più intensità, insomma. Hanno le nostre stesse usanze? Solo sì, è molto simile, a parte il fatto che a New York ci sono tante tipologie di culture diverse, quindi comunque troviamo veramente chi non lo festeggia, chi lo festeggia. La maggior parte degli americani ha le nostre stesse usanze. Chi lo ignora? Chi lo ignora? Chi lo odia? Ovvio, ma come dappertutto, no, penso. Direi anche di no, in Italia tendenzialmente ci siamo in Natale. Beh, io ascolto tanta gente che lo odia. Io lo odiavo una volta. Ah. Poi invece mi è... Forse da quando sono a New York ho iniziato ad apprezzarlo di più, perché comunque... Anzi, da quando ho sposato Claudio, dico la verità, perché nella mia famiglia, col fatto che mi sono separati e che io ho soltanto due cugini, i Natali sono sempre stati molto tristi, nel senso che vedevo le altre famiglie che facevano queste grandi riunioni familiari e noi invece sempre in due o tre persone massimo, e quindi era un po' triste per me il Natale. E nell'ultimo periodo invece con anche la famiglia di Claudio siamo diventati un po' di più, e quindi è anche più bello, soprattutto quando sono nati i miei nipotini. Ah, aspetta, che dico chi è che le aveva chiesto domande. Valentina Masala mi aveva chiesto dell'area natalizia. Saito Sofia, però ragazzi, che nickname avete? Mi aveva chiesto perché mi sono trasferita. 8 Smart, hanno le nostre stesse usanze. Marisa 87 mi chiede cosa si trova di speciale nei mercatini newyorkesi. In realtà per adesso non abbiamo visto niente di particolarmente speciale, comunque sono sempre le solite cose, gira di gira. Secondo me è più l'atmosfera che è speciale, non tanto il mercatino di per sé. Official Fra mi chiede quanti gradi ci sono in questo periodo. Penso che ci siano 0 gradi. Non lo so, 0 a meno 2. Pochi comunque. Ok. Vabbè dai, qua è veramente epico. No, in realtà c'era... No, non era neanche Slimer, c'era sotto la vecchia
che praticamente la storia è così. No, non lo voglio sapere la storia. Loro venivano dentro, andavano nei sotterranei dove c'era tutto l'archivio e qui la vecchia sta con il apparente che era un fantasma e poco a poco gli facciamo dei scherzetti e poi finalmente attaccava. Il periodo migliore per fare acquisti è il periodo un po' prima di Natale, perché c'è appena stato Black Friday e Cyber Monday, che sono il venerdì e il sabato dopo il giorno del ringraziamento, e lì veramente fai degli affari. Infatti noi avevamo la casa piena di scartoffie. Aspetta, una cosa molto sobria: vorresti un elefante con delle corna d'oro dorate in soggiorno? Vorrei. Ok. Solo se me ne regali però due, perché da solo non va bene. Ok. Ah, possiamo andare da Duan Reed a comprare i fazzoletti, perché sennò io fra un po' devo tirare fuori veramente la manica. Aspetta, questo è importante. Quindi Duan Reed cos'è? Pharmacy, dove ci trova dentro trucchi, saponi, cibo. Ed è indispensabile per sopravvivere fondamentalmente. Sì, però c'è Duan Reed, c'è Walgreens, c'è Rite Aid, insomma ci sono tante catene di pharmacy. Duan Reed è proprio quella di New York, che si trova raramente in giro, forse non si trova neanche in giro nelle altre città. Quindi è proprio tipica di New York. No, vabbè, ma tu eri entrata per comprare cosa? Aspetta, c'è una nuova mascara della Maybelline e il packaging è rosa. È rosa. Bellissimo anche il trucco di questo manichino, con le lampade segnate piccoline. È un po' allo stile anni 20, sì, guarda, con i capelli ad onde. Guarda i baffi del manichino maschio. Like a boss. Però c'è anche la scarpetta di vetro. Cappuccetto rosso. La sera sarebbe da venire. È un motivo in più per venire la sera, Claudio. A Natale la gente a New York è sempre frenetica, è più rilassata, è sempre, anzi è più frenetica del solito, perché ci sono talmente tanti turisti che i newyorkesi si tipo vanno in crisi, quindi sono ancora più frenetici e cercano di correre in giro. A me piacciono di più gli alberelli, quelli tutti bianchi attorno, che non questo, sai? Quelli sono carinissimi, questi minimal. È vero. Sono veramente belli. È la stessa stella che c'è in cima all'albero del Rockefeller Center, però ovviamente lì sembra piccolissimo perché c'è in cima in alto, qua sembra gigante, bellissimo. Perché intanto si sono fatte le 2.21. Kinokuniya è una libreria giapponese a tre piani, dove c'hanno però libreria, gadget, cazzatine e anche cibo, fumetti e cibo. Fantastico. Libri di gatti. Cavolo. Assurde. Wow. The Beauty Book. 550 kg. Guarda quella velocità di Maybelline. Bellissima. Sì, calendario dell'anno scorso. Sono tutti i servizi fotografici più belli. Wow. Ma guarda che bello l'Infinite Tree. Però piccolo. Bellissimo. È stupendo. Grande Vagabond. Il melon pan è quello che c'è in Giappone, che avevo fatto vedere, che era una roba incredibile quanto era buono. A parte la quella che in ogni vlog che si rispetta ci deve essere, c'è la parte in cui tu mangi e dici che il tuo cibo che stai mangiando è buonissimo. Vai. Sto mangiando e il cibo che sto mangiando è buonissimo. E per chi non avesse mai visto una persona mangiare, È il più buon sushi, anzi il più buon. In Italia non esiste una cosa così buona. Questo è il migliore. Il migliore in assoluto, credo. Anche in Giappone non lo fanno così. No. Not for tourist guide in Brooklyn. È vero? Assurdo. Questa era fantastica, mi ricordo che ce l'avevamo una a testa. Sì, ma adesso c'è praticamente anche per Brooklyn. Quando siamo arrivati a New York, di Brooklyn c'era soltanto tipo Williamsburg. Allora, io adesso vado a fare sport, a consumare le mie calorie per poter mangiare i panzerotti. Midolo invece mi aspetta, perché dopo dobbiamo andare anche dall'altra parte,
e va intanto a bersi un bel caffè o un bel tè caldo con qualche pasticcino da Bait, che è un posto che hanno aperto nuovo vicinissimo dove vado a fare acqua spinning, e loro sono famosissimi per i muesli da mettere dentro nelle, cioè i cereali tipo da mettere dentro nello yogurt, queste cose qua. Infatti c'è una mia amica che lavora da Vanity Fair che ogni volta che viene a New York tipo ne compro pacchi interi perché dice che sono i migliori che esistano. Io non mangio tantissimi muesli, quindi non è che vado pazza, però Claudio andrà qua dentro, si legge Game of Thrones, Trono di Spade, e intanto vado a fare ginnastica. Dai che ti accompagno. Mi accompagni? Sì. Grazie. E qua siamo in zona, come si chiama? Tribeca. Ok. Che è appena sotto Chelsea, e è una zona un po' più residenziale, non ci sono tanti negozi, è un po' più familiare, residenziale, però ha degli ottimi ristoranti, palestre. Penso che sia una delle zone più care di Manhattan, di New York in generale. Ti vengo a prendere lì? Sì, ci vediamo lì. Allora, guarda che io arrivo alle 6. Ok, bacio. Amore. Ciao, divertiti. Ciao, ragazzi. Ciao, Peppi. Come è andata? Bene. Hai bevuto il tè? Sì. E magnato anche. Perché non potevo sedermi e stare lì soltanto col tè, dai. Sì, sì. Ho preso un toast con l'avocado. E poi un tè, chai. Sì, è molto figo. Faccio questa B. D. Bellissima. Questa bella bastarda. Bella gnocca. Andiamo? Andiamo, andiamo. E dicevo, no, dicevano che non erano fatti così, o che erano più piccoli, non erano più. Questo è il vero panzerotto pugliese, bisogna dire, in realtà. Che bello! No, sono buonissimi. Cos'è che è? Tanto noi abbiamo i cannoli siciliani come dessert. Che la ci sa che sono la mia grandissima passione. Ho aperto il frigo prima per prendere l'acqua e tipo ta-da! Ta-ta-ta! Grande! Io non lo sto aiutando semplicemente perché farei più danni che altro, non l'ho mai fatti. E l'hanno fatti, li abbiamo, stavo già prendendo i pimenti che non sono miei. Con la mozzarella e il pomodoro, i classici, e poi con mozzarella, prosciutto e uovo. Wow. E Luigini si è molto interessato da tutta questa situazione. Vero amore? Ma vedi che strumentazione che ha? Ma quindi se rimangono lì uno o due minuti o quanto? No, beh, sì, diciamo. C'è un modo di farli. L'olio era un po' troppo, non era molto caldo. Mm-hmm. E quindi ora ci sta impiegando un poco più di tempo, ho alzato la fiamma. Comunque una cottura veloce, diciamo. È una cottura veloce, sì. Che l'importante belli. È chiuderli bene. Fa quella se normale. Oh, finalmente al lavoro, eh? Io sì. Mica solo mangiare. Wow. Assaggiateli uno. Oh, eccoli pronti. Se no diventano... Non so, ce lo devi dire due volte. Infatti. Aspetta, quella cotto e quella pomodoro? Pomodoro. Guarda, okay. Che non so se ce ne sono a sufficienza. Non lo so. We don't believe that it's enough for everybody tonight. Ringraziamo. Prosciutto sì, sì. Ringraziamo gli artisti allora. Grazie. E quello eccezionale. È mozzarella. Okay. Ti fa sembrare, ti teleporta in Puglia. Un po' in Puglia. È tomato. Mozzarella. Noi adesso mangiamo. Ciao. E uova.